È stato annunciato al CES di Las Vegas con il nome BlackBerry Mercury. In realtà oggi viene ufficializzato al Mobile World Congress di Barcellona, è il BlackBerry Key One. Le sue specifiche sono interessanti, non di fascia top, ma sicuramente un dispositivo che nell'utilizzo quotidiano sarà sicuramente performante. Il display da 4.5 pollici Full HD, abbiamo una fotocamera posteriore da 12 megapixel, 8 per quanto riguarda la frontale, ma soprattutto una tastiera QWERTY completa che tra l'altro funziona, come vedete, anche come touchpad. BlackBerry poi ha aggiunto la possibilità di lanciare delle applicazioni semplicemente assegnandole ad un tasto, e una chicca che io trovo fantastica è l'implementazione del sensore di impronte digitali qui nella barra in basso. Il processore che muove il tutto è uno Snapdragon 625 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibili, e muove Android 7.1.1 quasi stock. Come vedete c'è un launcher di BlackBerry, ma con davvero tante personalizzazioni che non sono invasive. Il dispositivo sembra decisamente veloce e rapido, ha una batteria all'interno da 3305 mAh che con il processore Snapdragon 625 che ormai conosciamo bene sicuramente si arriverà ad un'autonomia molto molto interessante. Io credo che si riusciranno a fare anche 2 giorni, è possibile, ipotizzo. Sul retro troviamo questa texture in gomma molto piacevole, il grip, il feeling è un po' strano, a qualcuno può sembrare un po' strano, ma in realtà io lo trovo fantastico, sono innamorato del design di questo dispositivo. Qui è tutto in alluminio, come vedete ci sono varie inserzioni per le antenne, qui sotto invece c'è l'uscita USB Type-C perché c'è la Supercharge 3.0 di Qualcomm. È un dispositivo sicuramente particolare, io credo che sia la mossa giusta da parte di BlackBerry per ritornare in maniera forte e importante in un settore dove ultimamente non sta andando benissimo. Credo che questo Key One però abbia un prezzo alto, 299 euro di listino, anche per un pubblico business sono leggermente tanti, ma onestamente io lo vedo, ne sono innamorato, questo BlackBerry Key One è davvero bello.